Il Papa vive questi giorni con spirito profondo e positivo. Il direttore della sala stampa vaticana rende noti gli ultimi impegni del pontefice e precisa la data esatta del conclave sarà stabilita dai cardinali. Benedetto XVI è sempre nelle nostre preghiere. Da Pietrelcina, luogo natale del Santo Frate, i pellegrini di Padre Pio raccontano ai nostri microfoni la loro devozione per il Papa. Polemica sulle presunte intromissioni della Merkel, solo una gaffe di Monti, dice Bersani. Il presidente tedesco dell'Europarlamento invita a non votare Berlusconi, dura reazione del PDL, no di Napolitano ad un nuovo mandato. Operaio muore in autostrada schiacciato da un cingolato mentre ripara barriere di protezione. A Treviso un cementificio premia i suoi dipendenti per aver chiuso anche il quinto anno consecutivo senza incidenti. Forse il tentativo di ripararsi dal freddo la causa dell'incendio che ieri ha distrutto una baracca e ucciso due immigrati nel napoletano. Tutto questo mentre un'ondata di gelo è pronta a colpire l'Italia. Buonasera da TG 2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. Definita dunque l'agenda del Papa per i prossimi ultimi 7 giorni di pontificato. Confermate gli appuntamenti previsti alla fine degli esercizi spirituali che per tutta la settimana hanno impegnato il pontefice e la cura in momenti di silenzio e meditazione. E mentre si attende l'annunciato motu proprio sull'organizzazione del conclave, si apprende che il Papa ha affidato al suo successore l'esito dei colloqui con i lefebvriani. Ma sentiamo Cristiana Caricato. Manca poco più di una settimana alla fine del pontificato di Benedetto XVI, ma l'agenda del Papa non subisce variazioni. Nel briefing di questa mattina in sala stampa vaticana si sono definiti gli impegni previsti senza sostanziali novità. Sabato, al termine degli esercizi spirituali che hanno consentito a Benedetto XVI e a tutta la curia di ripensare agli ultimi eventi nel silenzio e nella preghiera, per il pontefice gli ultimi appuntamenti. Alle 11.30 l'incontro con il presidente napolitano, fortemente voluto da Ratzinger. Domenica l'atteso Angelus in piazza San Pietro, l'inizio di un lungo, affollatissimo abbraccio a Benedetto XVI, che culminerà mercoledì 27 nell'udienza generale, l'ultima, per cui c'è già il boom di prenotazioni. Giovedì 28, la data di un evento che entrerà nella storia, si aprirà alle 11 nella Sala Clementina per il saluto dei cardinali a Benedetto XVI. Un congedo che non avrà nulla di solenne, per cui non è previsto alcun discorso. Alle 17 la partenza dal Vaticano in elicottero alla volta di Castel Gandolfo, dove Benedetto XVI rimarrà fino all'elezione del nuovo pontefice. Nel cortile di San Damaso il saluto al segretario di Stato, all'eliporto, quello al cardinale decano. Un breve volo per atterrare, accolto dal presidente del governatorato a Castel Gandolfo, dove ci saranno anche il sindaco e il parroco della cittadina laziale. È certo che prima di fare il suo ingresso nel palazzo apostolico saluterà la folla dei fedeli. Intanto, sulla ridda di illazioni, supposizioni e ipotesi più o meno veritiere, sono state fatte alcune precisazioni ufficiali, come sulla possibilità nei giorni a venire di un accordo con la fraternità scismatica di Pio X, la comunità fondata da Monsignor Lefebvre. In queste circostanze straordinarie, le disposizioni relative ai rapporti con la fraternità sacerdotale San Pio X vengono affidate dal Santo Padre al prossimo Papa. Infine, un consiglio a giornalisti e opinionisti che in questi giorni si sono esercitati in ricostruzioni fantasiose e fuorvianti del clima ecclesiale alla vigilia di una scelta importante come quella del successore di Pietro. Nella massima parte dei casi viene da una prospettiva che è totalmente estranea a quella con cui, diciamo, il Papa e la Chiesa ci invitano a vivere questo tema. Borse europee in difficoltà, ma soprattutto quella di oggi è stata una pessima giornata per i titoli italiani sul mercato. La Borsa di Milano ha perso oltre il 3% e lo spread, cioè il differenziale con i titoli di Stato tedeschi, è salito fin quasi quota 300. Secondo gli operatori finanziari internazionali, questi risultati deriverebbero dal timore che dalle urne non esca una maggioranza chiara e che per il nostro paese si avvii una lunga fase di ingovernabilità. E veniamo alle ultime ore di confronto tra le forze politiche prima del voto di domenica e lunedì. La campagna elettorale, sempre all'insegna delle polemiche, ha sconfinato oggi ancora una volta in Germania. A tenere banco le supposte preferenze di Berlino circa gli esiti delle elezioni italiane. Intanto Napolitano esclude categoricamente un secondo mandato come Presidente della Repubblica. Il punto con Leonardo Possati.
Dalla Merkel nessuna interferenza all'indomani della dichiarazione di Mario Monti, che ieri ha suscitato un polverone tirando il ballo la cancelliera tedesca e la sua presunta avversione a una possibile vittoria del PD, oggi il professore corregge il tiro. I pericoli tuttavia arrivano, spiega Monti, da Grillo e Berlusconi, che non garantiscono alcuna stabilità. Ieri poi il professore si era augurato un altro settennato di Napolitano, ma proprio oggi il capo dello Stato in una nota ha fatto sapere che non ha nessuna intenzione di ricandidarsi. Intanto Bersani parla di semplice gaffe del professor Monti e chiarisce: i governi europei si rispettano reciprocamente. Sul fronte interno il leader del PD per il dopo elezioni non vede di buon occhio la possibilità di una grande coalizione, e contro la coalizione PD-Monti interviene anche Nichi Vendola, che dice: non staremo mai con chi vuole infliggere colpi alla dignità del lavoro. Sempre oggi il ministro delle Finanze tedesco parla di passi avanti compiuti dal nostro paese sotto il governo di Mario Monti, un apprezzamento che arriva anche dal presidente tedesco dell'Euro Parlamento Schulz, che ammonisce gli elettori italiani: alle prossime elezioni si tratterà anche di non giocarsi quella fiducia che il paese si è conquistato attraverso Mario Monti. È morto schiacciato tra un mezzo cingolato e il guardrail un operaio che stava lavorando sull'autostrada 7 Milano-Genova. È successo ieri sera poco prima delle 22 all'altezza di Novi Ligure. A perdere la vita un operaio di 59 anni che stava manovrando un mezzo battipalo per lavori di manutenzione. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ma la sicurezza sul luogo di lavoro può essere favorita da una stretta collaborazione tra le aziende e i propri dipendenti. È quello che avviene per esempio in uno stabilimento in provincia di Treviso. Sentite. La sicurezza sul lavoro premia. La dimostrazione viene da Pederobba nel Trevigiano, dove l'azienda Cementi Rossi da 5 anni a questa parte stanzia ai propri dipendenti un premio di 300 euro per ogni 12 mesi trascorsi senza infortuni sul lavoro. Volevamo esprimere in maniera tangibile la nostra soddisfazione e condividerla con i nostri collaboratori. La consapevolezza di fare qualcosa che possa far star meglio anche fuori di qui il personale, il nostro personale e le loro famiglie. Una consapevolezza condivisa con il personale dello stabilimento che da anni porta avanti in continuità con la dirigenza un percorso formativo sulla sicurezza. Il ricevere questo premio non è tanto un traguardo, non è tanto un arrivare, ma quanto è un punto di passaggio, quindi è una bella cosa che dovrebbe essere una cosa normale per tutti i lavoratori. Uno strumento utile per un fine nobile. Il premio alla sicurezza e incentivo alla tutela della vita di chi lavora rende soddisfazione anche alle piccole esigenze quotidiane. Con un po' di attenzione prestata sul lavoro so che magari riesco a soddisfare qualche piccolo, metti anche capriccio. Li ho messi via per il momento, li ho messi da parte. Nessun acquisto per un bel regalo di matrimonio? Beh, quello sì, anche quello, dai, diciamo, c'è stato utile per varie spese. Non lo so se fra 12 mesi riceveremo ancora il premio, io spero che fra 12 mesi non si faccia male a nessuno, questo è importante. E passiamo ora allo scandalo della carne di cavallo. Su disposizione del Ministero della Salute, i carabinieri dei NAS hanno posto sotto sequestro oggi 26 tonnellate di carne bovina macinata, cotta e surgelata dalla Nestlé. I militari dell'Arma sono dunque al lavoro per accertare non solo eventuali frodi alimentari, ma anche per verificare se vi sono rischi per la salute. Ci spiega tutto Vito De Torre. Il nucleo antisofisticazioni è già al lavoro. Oltre 250 confezioni di piatti pronti o surgelati a base di carne bovina saranno analizzati nelle prossime ore. Due sono i punti su cui i carabinieri dei NAS vogliono far luce. Il primo, accertare se gli alimenti in vendita contengano carne equina, nonostante le etichette non dicano nulla in merito. In altre parole, se è stata commessa una frode alimentare. Il secondo aspetto, più delicato, i biologi dell'Istituto Zooprofilattico non solo dovranno verificare la composizione degli alimenti, ma anche accertare la sicurezza alimentare della carne equina eventualmente utilizzata per fare lasagne o ravioli. Il timore è che gli animali macellati non provengano da allevamenti, ma si tratti di cavalli malati o utilizzati in passato per competizioni. Il sospetto degli inquirenti è scattato quando sono state rinvenute carcasse con percentuali molto elevate di antinfiammatori utilizzati in campo sportivo, sostanze proibite in campo alimentare.
Allo stato non ci sono elementi per creare allarme, ha precisato oggi il ministro della Salute Balduzzi, ma intanto lo scandalo si allarga in tutta Europa. Oggi è la volta della Bulgaria. L'Agenzia Governativa per la Sicurezza Alimentare di Sofia ha accertato la presenza di carne equina in alcuni prodotti surgelati, pari addirittura all'80%. E adesso vediamo insieme cos'altro è accaduto nel mondo con Giorgio Schiavoni. Siria, 53 morti, oltre 200 feriti. E questo è il tragico bilancio degli attentati che oggi hanno sventrato la periferia e il centro di Damasco. Gli attentati odierni sono i più sanguinosi dallo scorso 10 maggio, quando persero la vita 55 persone. Sudafrica. Nuovi sviluppi nel caso Pistorius. Il contestato investigatore titolare dell'inchiesta è stato rimosso. Il nuovo inquirente numero uno nel caso è il miglior detective del Sudafrica, secondo quanto detto dalla responsabile della Polizia Nazionale Sudafricana alla stampa di Pretoria. Stati Uniti, sparatoria a Las Vegas. Tre persone sono morte, almeno altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria che prima dell'alba ha coinvolto cinque auto sulla celebre Strip, la strada principale che taglia in due la città. Italia, Gianluigi Gabetti, ex presidente di IFIL, e Franzo Grande Stevens, ex consigliere di amministrazione di IFIL, sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Torino a un anno e quattro mesi di carcere al processo di secondo grado per aggiotaggio informativo su IFIL Exor, le finanziarie della famiglia Agnelli. E adesso andiamo in provincia di Napoli, a Giuliano, dove si è purtroppo consumata una tragedia della disperazione. Sentite un po'. È una morte annunciata, quella dei due immigrati dell'Est Europa, causata dall'incendio di questa notte sotto un cavalcavia di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Nessuno sapeva che un rogo sarebbe costato la vita a qualcuno, ma da tempo si diceva che la condizione in cui viveva la comunità di persone provenienti dagli ex paesi dell'Unione Sovietica era davvero disumana. Quella di Giuliano è senz'altro una tragedia annunziata e purtroppo le condizioni di queste persone che sono riuscite a trovare un lavoro qui da noi, stavano lavorando, però non sono riuscite a trovare una locazione che fosse un poco più dignitosa. Le fiamme sono partite probabilmente da una stufetta nel campo improvvisato. Il freddo della scorsa notte ha costretto queste persone che vivono tra i rifiuti ad accendere un fuoco di fortuna. Nella notte la spazzatura ha preso fuoco e in due non sono riusciti a scappare. La grande tristezza nel constatare ancora una volta che fratelli nostri possano morire in questo modo nel 2013. Noi come Caritas possiamo venire incontro alle urgenze, ma non abbiamo la soluzione definitiva. Perciò facciamo appello alle istituzioni locali perché ci vengano incontro, ascoltino la voce di chi come migrante, come Caritas, leviamo questo grido di allarme perché non è possibile che questa situazione si prolunghi in modo indefinitivamente. Il maltempo, i primi fiocchi sono arrivati in mattinata sull'Italia settentrionale in tutte le aree interessate da questa nuova ondata di maltempo. Scattato il piano neve, mezzi spargisalinazione con i trattori della Coldiretti per liberare le strade. Sulle autostrade il traffico al momento non ha risentito particolarmente degli eventi atmosferici, ma l'allerta durerà per tutto il fine settimana. Le precipitazioni resteranno nevose al nord e nelle zone appenniniche del centro, oltre gli 800 metri. Pioggia invece sul resto della penisola, a preoccupare anche il gelo notturno per il previsto calo delle temperature. La Basilica di San Pietro, raccontata dalla voce di un grande esperto dagli inizi della storia cristiana ad oggi, la proposta di TV 2000 ai nostri telespettatori da domani a martedì prossimo, tutte le sere alle 22, con la nuova serie di Tesori di Arte Sacra. Presentazione oggi alla stampa, lì per noi Paolo Fucili. Il pellegrinaggio quotidiano di visitatori da tutto il mondo è incessante, magari con in mano una guida turistica, dove San Pietro è illustrata con dovizia di informazioni, eppure assicura uno dei suoi massimi esperti. È uno di quei grandi monumenti del mondo che si crede siano conosciuti, in realtà lo è molto poco. Cosa c'è dentro San Pietro? Come è nata San Pietro? Che storia ha avuto? Quali sono le stratificazioni che si sono accumulate all'ombra della cupola di San Pietro? Quanta storia, quanta politica, quanta santità, quanti misteri.
Per approfondire l'intrigante materia in modo accattivante, TV 2000 propone l'ultima serie di Tesori di Arte Sacra, 5 documentari in alta definizione per illustrare storia, curiosità e segreti del sito dove 2000 anni fa il principe degli apostoli fu martirizzato, un itinerario tra luoghi simbolo della basilica, i resti dei precedenti edifici, sculture, pitture e il museo del tesoro di San Pietro. Prima puntata alle 22 di domani, festa della cattedra di San Pietro, presentazione oggi ai Musei Vaticani, con dedica da parte del direttore di TV 2000 Dino Boffo a Benedetto XVI, papa amante come nessun altro della bellezza dell'arte, ormai prossimo ad ultimare il suo servizio alla Chiesa. Per uno che fa il mio mestiere, avere un sovrano come quel papa lì, certo, è stata un'occasione meravigliosa. È stato anche un grande testimone della fede e quest'ultimo gesto è una testimonianza di fede eroica e direi anche di umiltà squisitamente evangelica che farà pensare per tanto tempo e tante persone. E continua il nostro viaggio per raccogliere le testimonianze del popolo di Dio in preghiera per il Papa. Oggi siamo stati a Pietrelcina, nel paese natale di Padre Pio. Lì per noi c'è Luigi Ferraiuolo. Sono devoto a Padre Pio, ma l'impatto mi è rimasto proprio scioccante, proprio una cosa proprio non si verificava da anni, non l'ho mai sentita. Poi quando ho sentito questa cosa siamo un po' abbattuti. Siamo rimasti un poco senza parole perché non ce l'aspettavamo, però già il Papa precedentemente aveva detto che un Papa può andare in pensione se le sue forze fisiche non se la sente più di continuare. Vivere già a Pietrelcina è il discorso di pregare. Pregare ogni giorno è un dovere presso se stesso, presso il Pontefice che è il capo della nostra congregazione, che è comunque è la nostra religione. Oddio, mi è sembrata una cosa abbastanza strana perché il Papa per noi è un'istituzione, quindi pensavo che era una cosa che arrivava fino alla fine. Certo, è una cosa che ci ha lasciato un po' così di stucco, però io credo che al di là di chi sia il Papa bisogna comunque sempre pregare. Al di là della figura del Papa bisogna pregare per la Chiesa. Non è che ci siamo rimasti tanti bene, comunque siamo rimasti molto meravigliati di quello che è successo, non ce l'aspettavamo. Noi ci atteniamo alla sua scelta e continueremo a pregare sempre, anche per la Chiesa, per tutti. È arrivato il momento di romanzo familiare, linea ad Arianna e Antonio.